In questo mio breve intervento vorrei parlare proprio di investimenti. Ora voi direte: che c'entra con la politica dei redditi? Beh, io penso che ogni tanto possiamo pure provare qualche nuova definizione, perché se negli anni 60 abbiamo interpretato politica dei redditi come programmazione, negli anni 90 concertazione, secondo me ora nel XXI secolo si potrebbe provare a dire che politica dei redditi è tutto ciò che in politica economica non è politica monetaria, non è politica di bilancio, e quindi gli investimenti stanno benissimo. Ma se invece vogliamo dire una battuta, non c'è politica dei redditi se non ci sono redditi. Negli anni 60 c'era il problema di ridistribuire i redditi, ora il problema è generare i redditi, perché in effetti, soprattutto nelle aziende, diciamo che la redditività è molto diminuita. Gli investimenti comunque sono il cuore di ogni politica dei redditi, non solo in Italia e non solo adesso, perché sono il motore che consente di produrre una crescita anche qualitativa, quello di cui parlava prima Stefano Siros Labini. E con la crescita di un paese si sostiene anche il suo sistema di welfare e la sua stabilità. Quindi tutti ci ricordiamo i tre pilastri dell'economia, no? Che sono crescita, coesione, quindi equità e stabilità. Ma in questo momento la crescita è prioritaria, perché noi siamo stati senza crescita per 20 anni. Uno Stato che non cresce per 20 anni non sostiene la sua coesione, non sostiene il suo sistema di welfare, e infatti oggi lo dobbiamo ridurre tra le lacrime, e non sostiene la stabilità. Il deficit e il debito che sono stati creati in questi 20 anni sono aumentati non solo perché è aumentata la spesa pubblica o non è diminuita la spesa pubblica, ma anche perché non sono aumentate le entrate, non è aumentata la produttività, non è aumentato il prodotto, e quindi abbiamo avuto un debito pubblico che è il 120% del PIL e non magari qualcosa di più vicino agli altri paesi europei. Quindi diciamo che soprattutto ai governi è mancata per molti anni la rotella della crescita, che invece è fondamentale secondo me per ogni politica dei redditi.